I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! In diretta dalla Dracma a Torino, Luca Scarracchio, Billy Kramer, Claudio Sanni, con l'informazione spartana di Bob Leonida e le musiche di Paolo Rigotto, presentano La Clinica su Paranight Radio. Buonasera a tutti, come state? Siamo di nuovo in diretta qui dalla Dracma, a Torino, via Antonio Banfo 24C, liberi di venirci a trovare sempre. Noi siamo sempre La Clinica, ma non siamo più in via Roma 19 Lugano, abbiamo cambiato indirizzo. Siccome stiamo cercando un nuovo edificio dove esemplare le nostre trasmissioni, lancio un appello, è il primo appello di questa serata, e proprio questo è quello che stiamo cercando, un edificio in Torino dove svolgere le nostre attività. Vado bene. Allora, buonasera a tutti, stasera siamo in compagnia del grande, mitico, superlativo Paolo Rigotto. Addirittura, grazie, ci sono. Buonasera. Allora, questa sera purtroppo il nostro famigerato, illuminatissimo Billy Kramer non può essere dei nostri perché ha un convegno rigoroso. Dopo ci sarà un piccolo intervento suo che ci ha registrato e ci ha mandato via megafono e ve lo faremo sentire. Siamo sempre in compagnia del nostro informatore scientifico, Bob Leonida. Buonasera a tutti. E abbiamo per la prima volta a Paranight Radio, alla clinica, il nostro nuovo dottore che l'altra volta abbiamo incoronato, Welzingers, e Hector Plasma. Buonasera. Non c'è Billy, dico io. Perfetto. E come stiamo andando? Ma io penso abbastanza bene, anche se questa sera partiamo, allora, subito. Non siamo ancora partiti. Allora, questa sera vi devo dire il tema della serata è molto importante, perché il tema della serata, questa sera parliamo di slogature, quindi tutti quelli che si vogliono mettere in contatto con noi, ricordatevi sempre che noi risolviamo qualsiasi tipo di problema, quindi malattie, fobie, anal, pissing e tutto quello che, quindi i vostri problemi. Se avete dei problemi potete contattarci al numero in sovraimpressione 347-5201-859 e potete esplicare con noi grandi medici, che vi possiamo aiutare nella nostra piccola umiltà. Vedo la gente morta. Anch'io. Allora, e questa sera inoltre lanciamo per la prima volta un pezzo inedito che è uscito giovedì scorso. Loro sono, no, nostri amici, così, di più. gente di strada. Loro sono in linea 77, noi qua siamo a Torino, quindi sponsorizziamo i gruppi della nostra città. E quindi pensavo che fosse un tram. No, ecco, perché lui è il Pullman, è 77. Era il Pullman 77, perché loro prendono il nome dal Pullman 77, perché loro abitavano lì, facevano sempre avanti e indietro con questo Pullman, bellissimo. Allora, questa sera partiamo con il nuovo singolo di Linea 77 dal titolo Il Veleno. È già passato,
invano cerco di fermare il tempo. Semino paura, raccolgo fallimento. Le due lancette suonano come bombe, picchiano come pugni. Sangue sui sogni infranti e pace ai morti. La vita non concede il giorno degli sconti. Guardo lo specchio, vedo uno spettro. Poi mi ritrovo a fare a pugni con l'ombra di me stesso. E poi di colpo arrivano quei momenti in cui la vita ti costringe ad andare avanti a tutti i costi, aggrappandoti ai ricordi con le unghie e con i denti. La paura di morire è la scusa di chi non sa vivere. Nella lotta contro se stessi il fine giustifica i mezzi. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Scegli quel che vuoi, perché sai non si sa mai. Un Dio fra gli dèi è quel che sono, ciò che sei. Scegli quel che vuoi, perché sai non si sa mai. Un Dio fra gli dèi è quel che sono, ciò che sei. La terra, la morte, il cielo, la vita, il pianto, l'entrata, il nero, l'uscita, la guerra, l'umano, la pace, l'alieno, il buio, l'antidoto, la luce. Finta di niente è diventato sordo muto. Io, tu, lui, noi, voi, come carcasse nel deserto aspettiamo gli avvoltoi. Guardiamo specchi, vediamo spettri, ci ritroviamo a fare a pugni con l'ombra di noi stessi. E poi di colpo arrivano quei momenti in cui la vita si costringe ad andare avanti a tutti i costi, aggrappandoci ai ricordi con le unghie e con i denti. La paura di morire è la scusa di chi non sa vivere. Nella lotta contro se stessi il fine giustifica i mezzi. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. La terra. Linea 77 spaccano sempre di brutto, eh? Sempre bellissimo sentirli. Io sono sempre contento, sono tutto un brodo di giuggiole quando sento loro. E... ma chissà cosa staranno facendo i Linea 77 in questo momento. Sono ancora lì che fanno avanti e indietro? Ma speriamo, io sono sempre soddisfatto quando sento tranvieri, autisti, cocchieri. Mi piace sempre questo termine, cocchiere, è sempre piaciuto. E poi cosa guidi, il cocchio? No, la carrozza. La carrozza. Il cocchiere guida la carrozza. Ah, scusa, io dopo il medioevo mi sono perso. Io da piccola, quando chiedevo le informazioni al tipo che guidava il pullman, dicevo: scusi, cocchiere, dov'è via le mani? Adesso siamo ancora in fascia protetta, non posso dire parolacce, dopo poi ve la dico. Però. La carrozza non la guida il carrozziere. Buonasera, ed ecco a voi Bob Leonida! Ciao! Sento trepidanti le mani del nostro pubblico che ormai ridono infossati le loro guance. Sono sempre problemi, quelli sono sempre problemi. Oh, ma una telefonata! No, scusa, ho sbagliato io, ho lasciato il telefono acceso. Ma chi sarà mai? Ma chi sarà mai? Pronto? Pronto? Pronto, pronto, ciao, sono Mario. La digitocrazia è imperversa, fratelli della luce, fatemi sentire. In questa epoca di desertificazione umana assistiamo attualmente allo sviluppo delle cattedrali del consumo. I centri commerciali non ce la faccio neanche a parlare. Giusto. Basta. Bravo. Nei fine settimana vengono occupati in massa, basta,
cose brutte diventano spettacolo, i media si gettano a capofitto come piranha affamati, sono notizie più crudeli, basta! Siamo Cambio Pianeta, ci sentiamo la prossima settimana, ciao! Mario, è sempre bello sentirti, cioè, è quasi un peccato che non vieni qua alla radio e ci fai un po' di compagnia, perché noi avremo sempre bisogno di te e delle tue tantate. Io volevo ancora dire una cosa, ma me la risparmio, perché... Volevo farvi notare che allora abbiamo scelto questa volta, ha vinto veramente la verità, perché Ector Plasma è un DJ nano, se sente l'impostazione, la vocalità, la dizione perfetta. Sì, a proposito, volevo ringraziarti per la scaletta, perché siccome sono nano. Quindi... Scusa che io mi perdo, cioè sono nuovo, se non seguo la scaletta è un casino. Preparati i fazzoletti, è impossibile resistere. Allora adesso, visto il momento di hilarità, tocca a Paolo Rigotto, perché che buon uomo può venire qua a farci un pezzettino quello là. Allora questa sera Paolo Rigotto, cosa fai, ti presenti da solo o ti presento io? Ma presentami tu dai. Il nostro tesoro, Paolo Rigotto, questa sera con una canzone molto particolare, una canzone che ci fa sognare, che ci fa sperare, che ci fa desiderare, che ci fa decidere, ma soprattutto... Ma è quel Paolo Rigotto là? Quello lì. Non sapevo che c'è anche il musicista. No, perché Castello, quello lì, Paolo Rigotto, quello qua. Là. Ho capito. Bene, vadrò con questa canzone. Questa canzone... Mi si sente da questa postazione in cui mi trovo adesso? Sono microfonicamente accettabile? Controllo subito! Stai comodo, non sei comodo? Perché abbiamo il tecnico, il fonico. Che parola tipica la pace? Non vuol dire niente, ma ci piace. C'è chi la detiene, c'è chi la sostiene, c'è chi se ne fa le tasche piene. Se c'è pace non c'è alcun conflitto, specialmente se sai stare zitto. Nella pace non conviene domandarti se stai bene, nella pace tutto si trattiene. È un concetto antico e ci dispiace quando viene meno la sua voce, quando chi ne parla ne è incapace, ma è un principio della terra. Non c'è pace senza un po' di guerra. Quanta pace di cui non si parla, quanta gente che vorrebbe farla, ma vuole fare pace con chi ci ha rovinato, è peggio che commettere un reato. Canzoni della pace, cuocendo le costine sulla brace, brandendo la bandiera della pace, baciando sulla bocca chi ci piace, ma è una legge della terra. Non c'è pace senza un po' di guerra.